palla che tocca la rete, Ekstrand in qualche maniera la tocca, Pierri deve fare qualche corsa per recuperare questo pallone. Zoppellari ha tutto il tempo, c'è un flip abbastanza incredibile e poi Takahashi mette giù una diagonale di pregevole fattura, 12-9. Questo è un colpo da giocatore di categoria. Tornando quindi un po' alle origini, oppure se continuerà il lavoro su di lui come schiacciatore ricevitore. Takahashi, un bel attacco questo dalla seconda linea per il nipponico. Kaczynski su Takahashi, Zoppellari pipe dello stesso Takahashi, muro a zero! Gran giocata di Zoppellari, due pipe consecutive in questa, mette muro a zero Takahashi, rientrano Saita e Petkovic, ma un gran... In battuta il campione Robert Lenny Simon. Pipe di Takahashi, prima pipe in questa partita di Padova. Che bel colpo. Che bel colpo, che bella alzata, una pipe molto rapida. Lo rivediamo qui nel replay. Viene a saltare praticamente in prima linea e va ad attaccare. Lì c'era Lucarelli ancora una volta, legge bene questo colpo d'attacco ma non riesce a... Pinali su Zenger, Saita va in 4 proprio da Takahashi contro l'appena entrato Pereira, ma non ha problemi ad infilarsi sulla diagonale per il 23° punto. Rivediamo il replay, riesce a passare accanto al muro con... Finali su Takahashi, Saita pipe per lo stesso Ran Takahashi che chiude il punto 18-15. Padova continua a mantenere 2-3 lunghezze di vantaggio nonostante Siena stia provando a riaccorciare le distanze. Zenger tiene, Saita va in 4 da Takahashi, il muro c'è, Saita altra chance, si gira su se stesso e poi va da Takahashi, tiene Brizard, alzata non precisa di Piacenza, Takahashi passa in diagonale, De Weyer si accusa subito, sciato con la spalla sinistra vicina a rete, alzata nella metà campo di Padova, 20-15. La bordata di Galassi, Gardini in qualche maniera, Saita che palla a Takahashi per appoggiarla sul muro, Saita indietreggiando ancora dal giapponese, grande attacco di Ran Takahashi. Come gioca Takahashi quando c'è la palla spinta, Saita bravissimo a servirlo anche nelle peggiori delle situazioni, guardate qui come è rapido nel uscire. Piuttosto rognosa per la squadra di Cuttini, va a cercare Takahashi che si prende molto campo e riceve bene, pipe per lo stesso Ran Takahashi che ottiene il punto in zona 5, 22-19. Bravo Takahashi a ricevere molta una gran fetta di campo e a proporsi anche in attacco, quasi muro a zero, anzi pro questo turno su 23-22. Forza su Zenger, salita in 4 da Takahashi, palla un po' staccata, accelerazione di braccio impressionante di Takahashi, 23 pari. C'è proprio Takahashi al servizio, rientra Bruno. Kavishiba, Zenger la va a prendere, Saita per Takahashi in pipe a segno il giapponese, e solo lui l'attacco di Padova, faticano davvero tanto gli altri. Intanto batte l'altro palleggiatore, Cottarelli, Zoppellari per Gardini, fa più fatica Gardini a passare in questi ultimi scampoli di partita, dalla seconda metà del terzo set ha fatto decisamente più fatica, chi invece non sta facendo tanta fatica nel passare è Takahashi che ne può sbagliare una in pipe ma la seconda è difficile, 10-8 per Padova.
Pellari la palla in testa, va in quattro proprio da Takashi, diagonale vincente, primo punto e la Kyoen Arena si infiamma, non vedeva l'ora il punto, lo stesso per il giapponese. Adesso proprio Galassi va in battuta a forzare su Takashi, tiene in ricezione Takashi in pipe, totalmente sguarnita. Posto 5, e allora pareggia il giapponese volante di Padova. La bordata ricevuta da Desmet fuori dai 3 metri di Zoppellari per Takashi. Una traiettoria strettissima di Ran Takashi. E allora torna a meno 3. Tornando Cacioppa alla ricezione di Desmet sulle linee 3 metri di Zoppellari per Takashi. Continua a imperversare il giapponese, 9-8. Ran Takashi. Micheletto su Zenger. Saita pipe di Takashi vincente, ottimo saliscendio organizzato, orchestrato anche da Padova. 4-3. Vediamo se Sbertoli per caso deciderà di rispondere con la stessa moneta, di giocare anche lui col centro rete. Con un po' Draskani. Meglio perché il palleggiatore italiano tocca la rete durante la discesa d'assalto. Gardini non proprio sicurissimo qui. Takashi in pipe, va a segno, Federici para, ma quello è un altro sport, ha bloccato con mani insicure. Sì, buon posizionamento del libero di Monti su questa direttiva d'attacco. Rafa flotto su Zenger, la staccata da rete in quattro da Takashi, parallela vincente. Takashi si prende la responsabilità, chiude il punto e si prepara a servire sul 25-24. Secondo set point per Padova. Lo stesso Keita forza su Gardini, tiene in tuffo. Saita va in quattro da Takashi, si infila in diagonale stretta. Mozic era scappato via per un ipotetico pallonetto, ha sbagliato forse la lettura, ma si spiega subito con Stoichev. Ha aperto questa ancora Raffaelli, vediamo se questa volta spingerà un po' di più il servizio o meno, che questa volta lo appoggia su Zenger che tiene bene. Palla per Takashi, uno contro uno con Finoli, passa in parallela. Comunque un break ottenuto per la squadra di Montagnani. Il turno di Raffaelli. Another good up. Set has to be good. A little bit out of system. Ran Takashi goes huge. And lands a super spike. Shot of the match so far that from Ran Takahashi. Out of system play from Padova. But no foul. Back row, lovely cut to the line. Ran Takahashi has given it everything there. Look at the technique on this. Beautiful. Serve Yant, 12-9 Padova, palla che tocca il net, viene ricevuta da Sparuhov, la pipe di Takashi che la mette giù. Ci sono quasi gli estremi per votare Takashi MVP. Farei fatica a trovarne un altro. Sul punteggio di 13-9 noi compiliamo anche il foglio dell'MVP. Dell'Ema Villas, Juan Ignacio Finoli. Va a mirare De Smith sulla più 1 di Padova. Pipe di Takashi. Incrocia la grande il braccio verso zona 1. Il punto è Padova. 19-12. Rivediamo. Nonostante l'assistenza di Pinali ci fosse. Bravo Takashi. A non cambiare idea all'ultimo. E a chiudere il punto. Torna là dove deve stare. Ora va ad attaccare in maniera vincente Takashi.
è probabile che il cambio resti, perché adesso c'è cambio palla e quindi Nikolov da posto 4 dalla sua zona e Ivan che rimane a fare l'opposto. Un time out per i due tecnici, già chiesto forte botolo su Asparuhov, poi Takahashi in mezzo al muro di De Cecco e Shinelies. Saita ha palleggiato un pallone che avrà viaggiato a 100 km all'ora, bello, una cosa pazzesca, bello, veramente. Tra l'altro fotografato, cioè la palla se viaggiava... E non...